saluto, o croce santa, e portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Volgete gli occhi al Signore, ed i vostri cuori, cantate a Lui, lodiamolo, è Lui il Salvatore, è Lui il vostro Lei si ricorda quando era bambina di questi qua? Sì. Ho fatto così la festa del Venerdì Santo, perché non suonavano le campane, l'orario che bisognava suonare, suonavano quelli lì. Sì, il Venerdì Santo era un giorno molto bello, anche la sera la funzione, mamma e facevano la funzione e dopo c'era il predicatore, facevano la predica, era bello, faceva venire. Faceva la predica e arrivava a un certo punto che la predica c'era dietro l'altare uno con la croce, no? E chiamava la croce il prete. Sa che veniva una roba addosso quando si sentiva quella roba lì. Andavate in giro per tutto il paese? Sì, con sì, sempre sì, volevo dire che iniziava la messa. Sì. Mi sembra che la campana sulla testa. Sì. Ma eravamo in tanti, una ventina di bambini, di ragazzi. Ci si metteva davanti alla porta, mi detto. Sì, davanti alle porte di casa suonavano per avvisare per l'orario della messa. Si mettevano fuori dalle porte i ragazzi, uh-huh. E gridavano nessuno prende messa e facevano la suonata, dopo facevano il giro del paese, dopo un quarto d'ora tornavano al suo al secondo e poi tornavano per la campanella dopo mezz'ora. Quindi il suono non era diverso, ma veniva detto che suonavano? No, veniva ripetuto, esatto. Questo per la funzione delle tre? Per la funzione di quei due giorni senza campane, che era sempre appoggiata per terra. Sono tutti i segni delle appoggiature, sì, pare. Secondo me è più di 75 anni questa cosa qui. Ci sono i nomi e arrivavano una settimana prima a prenotarsi per averla, perché nessun altro l'aveva. Quindi venivano a prenotare proprio questo strumento? Esatto. A Foppolo? Sì, i ragazzi facevano a gara chi arrivava prima. Secondo me sono due ruote. Cioè, sembra una specie di paletta. E fino a quanti anni fa c'è stato questo uso di suonare? Cosa 40 anni sicuro.